servi del vinco madre, e non lo temperare, che se lo vine forte la testa fa scaldare. Urbi del vinco madre. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un evento molto importante che si terrà a Livorno il 12, il 13 e il 14 maggio del 2023, ovviamente, ed è il Leghorn Medieval Festival. E a parlarci di questa iniziativa ci sarà Giovanni Pugliese, Giuseppe Pugliese, che è la mente, il cuore, l'anima, e insieme a tutto il suo staff, e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ce ne parli e ci racconti che cosa succederà a Livorno in queste date. Prego, a te. Buongiorno Maurizio, grazie mille per l'occasione e saluto tutti quanti gli ascoltatori. Ti ringrazio per l'opportunità di parlare del nostro festival, che comunque è alla sua seconda edizione, quindi siamo giovani a tutti gli effetti. Però abbiamo tanta, tanta voglia di dimostrare, tanta, tanta voglia proprio, perché già quest'anno l'offerta è raddoppiata, perché l'anno scorso abbiamo lavorato praticamente un giorno e mezzo, perché il venerdì non era attiva la fortezza, c'era solo, diciamo, lo spettacolo di inaugurazione. Il sabato partiva dal pomeriggio, diciamo, inoltrato, e si concludeva con domenica alle 8. Quindi, diciamo, una giornata e mezza vera e propria da un certo punto di vista. Quest'anno invece, in maniera molto, molto prepotente, proviamo appunto a iniziare già dal venerdì pomeriggio alle 18. Ci sarà sempre lo spettacolo inaugurale della sera alle 21:30. Il sabato inizieremo subito dalle 10 a mezzanotte e la domenica dalle 10 a mezzanotte. Quindi abbiamo una full immersion abbastanza importante e impegnativa, ricca di spettacoli. Gli spettacoli sono passati da 40 artisti dell'anno scorso a 60 artisti all'interno delle due giornate e mezza. I gruppi di rievocazione siamo passati da 12 gruppi a 16 gruppi, che sembra un piccolo, diciamo, un piccolo passaggio, ma è molto importante, specialmente a livello numerico. Il corteo iniziale vanterà circa 200 tra Renectors e sbandieratori, e soprattutto la cosa importante è che abbiamo ampliato l'offerta da un punto di vista storico-culturale, perché una zona che l'anno scorso non era stata sfruttata, diciamo, della fortezza, perché ancora non pronta, adesso si presterà a una piccola isola dentro l'isola. Già noi saremo una realtà separata dalla città in quei giorni, ma nella nostra realtà ci sarà una piccola isola di laboratori didattici e laboratori storici, che avranno solo il compito divulgativo. Infatti è stata chiamata zona di artigianato storico, perché ci saranno soltanto degli artigiani che mostreranno gli antichi mestieri e spiegheranno, diciamo, come erano i lavori dell'epoca, ma non solo, anche l'ingegneria dell'epoca, mediante la dimostrazione di diverse tipologie di costruzioni. E soprattutto la cosa importante è che questa tipologia di, diciamo, di isola all'interno del nostro evento va a arricchire l'offerta storica che ci siamo prefissi fin dall'inizio. Diciamo, questo è il... Direi che vi siete dati da fare non poco. Quindi una crescita esponenziale della già ricca offerta che c'era l'anno scorso, e un taglio ancora più culturale e storico. Sì, cioè l'idea è questa, cioè, nel senso, noi è dall'inizio che lavoriamo sul concetto di festival, ma il festival deve avere uno scopo divulgativo, e ci deve essere il divertimento e ci deve essere la divulgazione. Sono due cose che devono andare di pari passo. L'offerta l'anno scorso, diciamo, era incentrato, secondo me, su un buon 70-30 da questo punto di vista. Stiamo cercando di andarla a bilanciare su 50-50 per arrivare al nocciolo dello scopo del festival, perché non vogliamo
che ci sia il sentore che questo festival lasci per strada praticamente la parte fondamentale che per noi è quella della rievocazione storica. E dal punto di vista degli spettacoli, che cosa proponete quest'anno? Io ho già spulciato un po', diciamo che la prima cosa che mi è saltata all'occhio sono i Bardomagno, che continuano. Abbiamo faticato, nel senso che dall'anno scorso che li abbiamo corteggiati, li abbiamo inseguiti e gli abbiamo dato un punto abbastanza importante, che è quello dello spettacolo di chiusura del festival. Oltre a loro, come dicevo, siamo passati da 40 a 60 artisti. La nostra direzione artistica, We Evans, si è molto impegnata nel fornire dei nuovi spettacoli e di nuovi animatori all'interno del complesso. La struttura, diciamo, a spirale degli spettacoli, che ha molto funzionato l'anno scorso, verrà riproposta. Quindi lo spettatore che arriverà non avrà bisogno di seguire un tabellario preciso, ma basta che si inserisca all'interno di questa spirale, quindi vada a uno dei punti praticamente a una delle arene di spettacolo, e da lì seguire semplicemente il naturale evolversi degli spettacoli all'interno della giornata, così da non poter perdere assolutamente nessun appuntamento, ma soprattutto essere intrattenuto da quando entra a quando esce. E invece per quello che riguarda gli ingressi, come sono organizzati? Sono a pagamento, sono a offerta? C'è un biglietto, perché chiaramente per arrivare a fornire un intrattenimento del genere, non possiamo fare affidamento soltanto sul contributo pubblico, che anche quest'anno comunque è aumentato. Ci terrei a precisare che il Comune di Livorno si è impegnato nell'aumentare il budget a nostra disposizione, e lo ha fatto. E stessa cosa quest'anno invece entra in gioco anche la Regione Toscana, che ci ha sostenuto a livello economico e, diciamo, ha puntato molto su di noi. Quindi, infatti, questo rapporto con la Regione Toscana, da quest'anno la nostra associazione entra a far parte dell'albo regionale dell'Associazione di Rievocazione Storica, e ha coinvolto praticamente per la giornata di domenica, questo sarà una news delle prossime settimane, ha coinvolto nella giornata di domenica quella che sarà una conferenza, speriamo ricca di persone di alto profilo, che parleranno di rievocazione storica. Quindi, questo ci sarà all'interno anche l'osservatorio della Regione Toscana. Aspettiamo questa conferma, ma è una notizia fresca di ieri. Spero di non sbugiardarmi subito, però, diciamo, abbiamo già messo le basi per poterlo organizzare la domenica mattina, che ci è parso essere il momento, diciamo, migliore per poter avere questi ospiti. E anzi, se tu volessi, per l'appunto, farci visita, sarebbe un buonissimo momento per parlare di rievocazione storica, fosse possibile, saresti in gradito ospite. E quindi, diciamo, dare sempre di più spessore praticamente chiedo scusa, mi sa che è andata un attimo via la linea, dare sempre più spessore praticamente a quello che è il festival e a che cosa rappresenta praticamente. Questa è la cosa importante che cerchiamo di fare. Beh, direi che siete avviati sulla strada giusta, no? Proviamo, ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Abbiamo tanti amici che ci supportano, abbiamo tante realtà che ci credono, che ci hanno anche dato una mano, perché non ti nascondo che il primo anno non è stato difficile, cioè non è stato facile riuscire a sostenere tutte quante le spese. I miei ragazzi hanno lavorato tantissimo, abbiamo fatto in un anno circa 24 eventi oltre il festival per, diciamo, reggere la spesa che abbiamo sostenuto. Quest'anno, grazie comunque all'anno scorso e all'aiuto dell'amministrazione, dovremmo forse riuscire a stare un po' più a casa, mettiamola così, da questo punto di vista. Purtroppo i soldi sono indispensabili, è un problema che abbiamo. È per quello che il biglietto, per quanto cerchiamo di dare un'offerta che sia alla portata di tutti, è comunque un costo che deve essere sostenuto. Per esempio, noi il venerdì, essendo solo mezza giornata, facciamo pagare un ingresso di 5 euro, anche se non ci saranno, diciamo, tutte le aree attive. Ma perché? Perché chiaramente partiranno da sabato mattina, questo è ovvio. Però il venerdì c'è lo spettacolo di apertura, che comunque copre gran parte della situazione. E le altre giornate invece il costo è di 10 euro, mentre invece i bambini fino a 10 anni non sono gratuiti. Ecco. Poi abbiamo studiato una formula che poteva essere alla portata di tutti, ovvero che
chi fa l'abbonamento per il festival, che comprende uno, due, tre giorni, indifferentemente da quello che è, comunque sono 15 euro e ha accesso gratuito tutti e tre i giorni, senza nessuna restrizione. E i bar domani sono compresi all'interno del biglietto della domenica, quindi non ci sono surplus di nessun tipo. Però questo è il massimo che potevamo fare per garantirci un minimo di, diciamo, di respiro per poter sperare in un'edizione 2024. Senti, io ti ringrazio, ricordo anche a tutti i nostri videoascoltatori che voi potete trovare tutte le informazioni, tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook, che ovviamente si chiama Leghorn Medieval Festival, quindi facilissimo da trovare e qui veramente è una pagina che viene aggiornata praticamente ogni minuto con gli aggiornamenti del programma, con le novità, con tutti i riferimenti di tutti i partecipanti e potete vedere che si tratta di una 3 giorni ormai veramente ricca di iniziative e di eventi rilevanti. Quindi complimenti davvero per questo Grazie. sforzo. Grazie mille. Speriamo che sia apprezzato, ma più che altro speriamo di fare la differenza. Questa è la cosa importante per noi. Ti ringrazio Giuseppe, grazie Sentiamo. per averci presentato la seconda edizione del Leghorn Medieval Festival. Ricordo a chi non lo sapesse ancora che Leghorn è il nome di Livorno, poi, no? Esattamente, assolutamente sì. Cammino Quindi. in descrizione che forse molto probabilmente l'anno prossimo si potrebbe cambiare titolo. C'è questa piccola indiscrezione, perché essendo che la regione ci sta credendo tanto e vuole investire su di noi, potrebbe cambiare titolo per dargli una rilevanza ancora maggiore, ma questo è una sorpresa per l'anno prossimo, forse. Bene, allora aspettando la sorpresa, buttatevi e tuffatevi, immergetevi in questa 3 giorni livornese con il Leghorn Medieval Festival e intanto continuate anche a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le video presentazioni. Grazie ancora Giuseppe, buona giornata. Un saluto a Italia Medievale. Scaldare